Allora, l'esperienza del campo insieme con i disabili è iniziata nel giugno del 1996. Allora il primo campo si faceva insieme all'Unitalsi di Soverato. Poi, diventando parroco, attualmente ancora lo sono da 17 anni da allora, il campo ha iniziato ad avere a assumere un impegno, anzi una linea parrocchiale. Infatti poi l'Unitalsi di Soverato stesso ha iniziato a fare il campo estivo nel mese di luglio a Soverato. Noi invece abbiamo iniziato un cammino parrocchiale vero e proprio. È un campo di esperienza caritativa, e ci tengo a sottolineare questo, non è un'esperienza di volontariato, sono due cose totalmente distinte. Infatti durante l'esperienza del campo più volte ci si incontra anche a livello di celebrazione eucaristica, perché la fonte della carità è proprio sempre, rimane l'eucaristia. Poi l'esperienza del campo è soprattutto un'esperienza di educazione ad accogliere la disabilità, con l'accoglienza in modo particolare non del diverso, ma far sì che l'altro non sia un altro. Come noi diciamo spesso, una battuta per far capire meglio, come slogan: siamo tutti volontari, siamo tutti disabili e noi siamo felici di starci insieme. Proprio per dire che non c'è una diversità, è un'esperienza in cui stiamo bene insieme, si vuole educare in modo particolare anche le nuove giovani generazioni a capire che il disabile ha bisogno soprattutto di presenza, non ha bisogno tanto di mangiare o di essere accudito e così via, ma presenza. Una presenza che si fa vedere in tanti modi, soprattutto anche dal linguaggio. Porto un paragone: noi non diciamo mai diamo da mangiare a un disabile o lo imbocchiamo. Dico spesso la battuta volgare: i cani si imboccano. Noi aiutiamo magari l'altro a mangiare. Come esempio, un'altra battuta, non diciamo mai quanti disabili sono presenti nel campo. Non li abbiamo mai contati, a noi non interessa il numero. Abbiamo un'idea più o meno di quanti siamo o quanti posti letti possiamo avere e così via. E a riguardo a questo voglio ringraziare in modo particolare tutte le persone che in questi anni hanno dato la disponibilità gratuita dei campeggi, perché se non ci fosse questo non si potrebbe fare il campo. Abbiamo un grosso aiuto a livello di giovani e adulti, ma soprattutto abbiamo un grande contributo per quanto riguarda la disponibilità dei campeggi. La maggior parte delle volte l'abbiamo fatto sempre qui al campeggio Vincerello, l'abbiamo fatto anche a Faro Punta Stilo. Poi abbiamo iniziato l'esperienza molto bella e significativa, perché siamo unici al riguardo, l'esperienza del campo invernale con i disabili. Non facciamo solo l'estivo, ma anche quello invernale. E in più, in alcune occasioni abbiamo anche fatto la proposta di alcuni viaggi. Siamo stati ultimamente a Siena, ad Assisi, a San Giovanni Rotondo, a Siracusa. Siamo stati in udienza dal Papa nel 97-98, se non erro. Adesso ritorneremo di nuovo dal Papa del 24-25-26 giugno, in occasione dei 30 anni anche della parrocchia. E tante altre esperienze, come l'esperienza della festa dell'ammalato, e in particolare il nostro gruppo, la nostra associazione insieme, soprattutto partecipa all'esperienza del pellegrinaggio italiano di Lourdes. Ciò che mi preme sottolineare in modo particolare, ci pensavo l'altro giorno, proprio riguardo a questa esperienza del campo insieme, è la bellezza che, diciamo, si vive proprio a pelle tra volontari, ospiti, familiari in modo particolare. Perché educativa? Perché la mia idea è soprattutto quella di che i ragazzi, soprattutto diciamo, i volontari, una volta finito il campo, questi 15 giorni o meno, quando si incontreranno con gli ospiti che sono qui da noi, ci inizieranno per dire: guarda, ci vediamo, prendiamoci un caffè insieme,
beviamoci una birra, andiamo a mangiare insieme la pizza. Perché il bello di una compagnia è soprattutto questo, che non si limita soltanto a questi giorni, ma che continua. Io porto un paragone per far capire che cosa significa per me il campo insieme con i disabili. Per me la parte più bella del campo è quando, in alcune occasioni, in modo particolare lo viviamo in inverno questo, andiamo tipo a messa alle 10, finita la messa, rientrando al campeggio, ci fermiamo al bar e ci prendiamo l'aperitivo. Per me quello è il momento più bello. Che significa questo? È il momento in cui l'altro fa una vita normale. Questo è quello che si vuole educare. Ed è importante anche che tante persone inizino a capire questo. La disabilità non è una malattia, non è qualcosa di contagioso. È un problema che purtroppo fa parte, diciamo, dell'aspetto fisico, che crea molte volte anche una problematica in famiglia, ma non deve essere un limite, anzi è un dono che l'altro deve scoprirlo, diciamo, con la sua veramente visione di carità dell'altro. Ecco perché è carità e non è volontariato, perché il volontariato ha una finalità diversa, la carità va oltre. E va veramente oltre, cioè la carità ci insegna a guardare nell'altro il volto di Cristo. Claudel diceva: Dio non è venuto a sopprimere la sofferenza, ma a riempirla della sua presenza. E il campo insieme vuole insegnare proprio questo, una presenza che magari non può soddisfare tutte le richieste che vuole l'altro, però uno deve sapere guardare quello che è avvenuto in questi anni. Vi ricordo i primi anni, e anche dove ho fatto l'esperienza in campo in altri posti, il termine, ad esempio, che si usava molto, handicappato. Handicap significa emarginato. Qui, ad esempio, nella nostra comunità, adesso tutti quanti dicono disabili. I primi tempi mi ricordo che tutti quanti dicevano: vi do un'offerta per questi poverini. Dice: guarda che nessuno è povero qui. Ci è voluto tempo, però si è arrivati. Abbiamo avuto questa volontà, questo spirito, questa educazione di essere anche noi educandi ed educatori. E ringrazio in modo particolare tutti i ragazzi che in questi anni veramente hanno dato tanto, stanno dando tanto e daranno tanto. Posso portare ad esempio alcuni aspetti belli. Tanti di loro adesso hanno scelto di fare infermiere, alcuni dottore, partendo proprio da questa esperienza, e questo è un qualcosa di bello, di positivo. Altri magari accettano di più la disabilità dei propri figli e magari iniziano anche a uscire fuori, a non chiudersi dentro, perché il passaggio tra disabilità ed handicappato la fa l'ignoranza familiare, e di questo effettivamente tante cose stanno avvenendo. Sono piccoli passi. Non si può ottenere subito tante cose. L'educazione è piccoli passi, è guardare sempre avanti. E noi da 17 anni che abbiamo questa forza, questa volontà di guardare sempre avanti, e siamo arrivati adesso dove siamo arrivati. Come si vive l'esperienza in campo? Con una sola battuta voglio dirla, o meno. L'esperienza in campo si vive con quello che diciamo spesso in tante occasioni e che dicevo all'inizio: siamo volontari, siamo tutti disabili e non siamo felici di starci insieme.